Faccio vedere, come si, volete vedere come si sale di rating se qualcuno ce l'ha? Volete vedere? Allora, per salire di rating, ma vi spiego subito. Mettete la gara. Xbox, mo lo devo fare stasera, ma non riuscivo a collegare bene il volante, non l'ho fatto, ma domani lo faccio. Allora, voglio, guardate qua, l'importante è che mettete l'abilità degli avversari almeno a 90 per salire di rating. Io ho messo il Nürburgring, tac. Poi faccio vedere come si fa a salire di rating velocemente senza fare gare online. Ogni tre giri prendi un punto. Ma noi l'abbiamo preso pure in gara, grazie a Dio. Vabbè, mettiamo setup normale, non aggressivo dovete mettere. Ciao, voglio. Allora, vi ricordate? Gare col 90% di difficoltà avversari. Setup non aggressivo, setup corrente. Si muove. Allora, ragazzi, il fondamentale sapete qual è? Che mettete il traction a zero. Guardate qua. Traction a zero. Questo è fondamentale. Allora, dovete stare più vicini possibile agli avversari senza toccarli, eh. Se vi toccate, ci avete cacato. Vi faccio vedere. Tanto sta gara 3 giri dura. Io sto offline, questa è una gara coi bot. Vedi, guarda qua, devi stare vicino vicino agli avversari. Ecco, senza toccare. Si crea il ingorgo qua, tranquilli tranquilli, guarda, guarda che sta a fare sto pazzo con la BMW. Allora, mo? Oh cazzo, gulae, vamolo piavo. Allora, raga, dovete stare vicino alle macchine. Guarda qua. Io mi attacco al culo della Porsche, devo stare vicino vicino. No, come cazzo sono fatto? Ma si vede che certe volte sto proprio sfoglionato. Mai fatto un errore del genere nelle mie partite precedenti, a buona. Ma comunque ragazzi dovete stare più attaccati possibili. Senza tamponare chiaramente. Vedete? Tac. Più stai attaccato e più ti fa salire. Ah, boh, questo poi lo passo e mi attacco a quest'altro. Pure qualche sorpasso è buono, eh. Certamente state attenti perché dico traction a zero, se acceleri un po' troppo t'ammazzi. Guarda qua. Vedi, questi sono punti preziosi quando state così vicino. Sono passi millimetrici. Se fate questa cosa qua, ogni gara da tre giri salite un punto di rating. Avvicino a questo.
Picariello. Casa mia Picarella, lì si dice. Si manca accordo. Si manca ricordavo. Hai preso, bravo. Hai provato già. Ok, raga, ultimo giro. Ora vi faccio vedere. Rimango attaccato. Ora questo manco lo so fare. Cercate di frenare un po' prima in certe curve, che questi artotti inghiodano proprio. Arriva, vedi la differenza. Aspetta a piazza 4. Ragazzi, vedete, tre giri. Questo dovete fare. Traction a zero. Traction control a zero. Assetto normale. Ecco qua che dovete fare. Faccio appena finisce la gara 99%, salvo la bottarella che abbiamo dato all'inizio, siamo a 73 di rating, eh. Vabbè, se sono salito, così andiamo a fare le gare online. Ma ve lo devo fare in diretta, così poi casomai lo ritaglio e lo metto su YouTube per chi ha voglia di vedere come si sale di rating, perché non lo sapevo manco io. Ma sono due cavolate che le mette e sta a posto. Sale di rating di continuo. No, ma ti faccio tutte le piste che c'ho io. Queste sono quelle originali. Vedi, allora ci sta Monza, Port Riccardo, Zandor, Misano, Spa, Brands Hatch, Nur, Brancello, Zolder, Ungheri, Silverstone. Io ho preso prima questo di Imola, però ci stava la Ferrari 2020 Evo e ci stava la Mercedes 2020 ancora sulla PS4, l'ho preso. Kit inglese, cioè le cose inglese, ci sta Auton Park, Snerton, Donington, queste tre piste inglesi qua, e non mi ricordo se ci sta pure qualche macchina. Poi ho preso Monte Panorama, Laguna Seca, Suzuka, Kalayami. Allora, quelle mi sa che sono le piste, mi sa, americane, mi sa, accorda. Kalayami, Austin, Indianapolis, Watkins Glen. E poi ci stanno le altre macchine. Ho preso le GT4. E so queste qua. Dove stanno le GT4? Vedi, le macchine, io mo per PS5 c'ho tutto, tutte le macchine. C'ho le macchine del British Championship, c'ho le macchine... aspetta. Le GT4, vedi quanto sono belle, va? Sono un casino da guida, però sono belle. Ho anche in città di GT4, va. La Aston, la Audazza. Questa è bella, la BMW, mi ha fatto divertire l'altra sera. La Chevrolet Camaro, la Ginetta, la KTM, insomma, manca che aveva fatto la macchina. Questa non si può guidare, lo dico subito. Lascia perdere. Questa non l'ho provata. Manco questa, manco la AMG. E la Porsche Cayman, questa provata è buona.
Quello che vediamo domenica praticamente è questa qua, 2022. Ma Serie Open che cazzo è? Dove sta Valentino Rossi la Serie Open? Pensi di sì? Sì, eccola qua, vedi, la Serie Open sarebbe il World TCC, quello che fa domenica a Monza. Vedi con la macchina di Valentino Rossi. Questa qua è la Serie Open. Mo ci sta parecchie macchine, voglio, vedete. Ci sta cambiato GT4, cambiato inglese, GT Intercontinental, questo che cazzo è? Cambiato europeo, questo è cambiato mondiale. Ci stanno 2018, 19, 20, 21, 22. Lo metteranno pure il 2023. Cioè l'hanno ingrandito parecchio come già, sono più di 20 piste mo, se c'è tutto. Whoa!